Perfetto, partiamo quindi subito a cannone con la ricetta. La prima cosa che vado a fare è quella di sciogliere il lievito di birra all'interno dell'acqua. Dosi ve le metterò in descrizione e le vedrete adesso in sovraimpressione, quindi queste sono le dosi che serviranno per realizzare questo impasto. Iniziamo con la biga, quindi come ho detto, la metà del peso della farina in acqua più il lievito, in questo caso sono 2,6 grammi di lievito, e andremo a mescolare il tutto con una forchetta senza far compattare l'impasto. Quindi andremo a creare un impasto abbastanza slegato, abbastanza grezzo, e una cosa importante da fare è quella di far assorbire tutta l'acqua e tutta la farina. Mi raccomando, non c'è bisogno di essere precisissimi come molti dicono su YouTube che la farina non deve essere proprio presente. Cercate di eliminarne quanta più possibile e cercate di ottenere un impasto grezzo e slegato. Semmai dovessero esserci dei pezzi che si sono attaccati di troppo, sono diventati troppo compatti, staccateli con le mani e andate quindi a formare questa biga abbastanza grezza. Una biga al 50%. Quindi molti la fanno pure al 53, 54, 55, e questa è proprio una biga 1 a 2. Quindi metà del peso della farina in acqua. Una volta pronta la biga, andiamo a pellicolarla e a questo punto dobbiamo attendere 13-15 ore a 18-20 gradi. Passate dalle 13 alle 15 ore, vedremo una biga di questo tipo, come nel video. La biga si presenterà quindi abbastanza gonfia e questo è un buon segno. Quando la biga si presenta bella gonfia, bella piena, vuol dire che è pronta per essere utilizzata. Per chiudere l'impasto andremo ad utilizzare 15 g di sale e circa 70 g di acqua. Questo è un impasto per 3 palline, per 3 pizze, quindi da 280 g. Come andiamo a fare per lavorare questa biga, questo impasto, quindi 100% biga? Sappiamo che la biga resiste parecchio, quindi è molto resistente e impastarla con le mani risulta molto complicato alle volte. Cosa facciamo quindi? Andiamo ad aggiungere tutta la biga all'interno di un contenitore, un po' dei 70 g di acqua e iniziamo a mescolare il tutto, quindi facciamo penetrare bene l'acqua all'interno della biga e poi con la mano, con le mani, con i pugni andiamo a impastare fino ad ottenere un composto omogeneo e fino a che la prima acqua non sia del tutto assorbita. Una volta ottenuto questo, andiamo ad aggiungere ancora un altro poco d'acqua e continuiamo ad impastare, quindi andiamo per gradi. L'impastamento durerà all'incirca 10-15 minuti e dovrà essere abbastanza energico, però non dobbiamo stancarci più di tanto perché questa qua sarà una biga no stress. Infatti ve ne accorgerete, non ci vorrà molto per ottenere un impasto bello, liscio e omogeneo. Prima di andare ad aggiungere l'ultima parte di acqua, aggiungiamo i 15 g di sale, sciogliamo il sale aiutandoci con l'ultima acqua e continuiamo ad impastare con le mani. Quindi sarà un impasto tutto fatto a mano, come quasi tutti gli impasti che faccio vedere sul mio canale. Una volta che l'ultima acqua e il sale saranno assorbiti, l'impasto risulterà molto probabilmente appiccicoso. Per risolvere questo problema, attendiamo con l'impasto coperchiato per circa 10-15 minuti. In questo modo il glutine inizierà a formarsi grazie all'autolisi e l'impasto risulterà molto più elastico e meno appiccicoso. Una volta atteso questo tempo, possiamo trasferirlo sul banco da lavoro, lavorarlo ancora un po' per dare un po' di corda e un po' di forza al glutine e all'impasto, quindi andiamo a lavorarlo in modo anche abbastanza energico. Facciamo una pirlatura e andiamo a depositarlo all'interno del contenitore o lo andiamo a coprire con un contenitore per altri 20 minuti, quindi gli facciamo fare un secondo riposo. Passato questo secondo riposo, adesso l'impasto sarà bello liscio, come potete anche vedere dalle immagini, ed è arrivato il momento di fare una piccola pirlatura e metterlo all'interno di un contenitore per farlo lievitare dalle 2 alle 3 ore, in base alla temperatura che avete in casa. Io non andrei oltre in questa fase.
passato quindi questo primo tempo di lievitazione, andiamo a trasferire l'impasto sul piano da lavoro e siamo pronti per lo staglio, quindi la creazione dei panetti, e successivamente l'appretto, che è la fase di lievitazione dei panetti che precede quindi la stesura. Vado a pesare circa 280 grammi a panetto e formo i panetti in modo molto semplice, quindi li piego su se stessi, vado a fare delle pieghe e poi una piccola pirlatura e ho creato il panetto. Ci sono diversi modi, i tutorial su YouTube sono tantissimi, comunque in pratica il panetto deve avere una forma sferica, una forma a palla e deve essere in superficie liscio e sotto ben chiuso. Una volta creato il panetto lo ripongo all'interno del contenitore per far lievitare i panetti, come vedete. Chiudo e aspetto circa 7 ore, che è il tempo che impiegherà il panetto per completare la sua lievitazione. Ovviamente anche questo dipende dalle temperature che avete in casa. Adesso passiamo alla farcia, quindi mentre i panetti lievitano mi preparo le olive. In questo caso sono delle olive condite del gruppo Caro. Il fior di latte lo taglio a listarelle, quindi molto classico. Lo metto in un contenitore, le olive le ho già preparate, le ho poste in un contenitore. Vi ricordo che sono condite con aglio, capperi e spezie, molto molto buone, e sono di tutti e due i tipi, sia cultivar Gioconda che la nocellara del Belice. A questo punto passo ovviamente al pomodoro, che è un San Marzano DOP dell'Agro Sarnese Nocerino, direttamente dall'Italia, un po' di sale e un po' di olio extravergine d'oliva pressato a freddo del gruppo Caro. Per spaccare il pomodoro lo faccio ovviamente come da tradizione a mano, senza usare un blender, senza usare un frullatore, perché potrebbe andare a rompere i semi del pomodoro e risulterebbero leggermente amari, quindi faccio tutto a mano. Non venite a farmi quelle menate, ma è l'anello, ma me la devo mangiare io la pizza. Se fossi stato in un ristorante non avrei sicuramente indossato un anello, ma dato che faccio un video su YouTube e la pizza me la devo mangiare io, saranno pure cazzi miei? Penso di sì. Siamo arrivati al fatidico momento della stesura, quando le palline avranno lievitato almeno dalle 5 ore in poi. Poi ve ne accorgerete anche voi un po' dal panetto, si presenterà molto molto gonfio e farà poca resistenza durante la stesura, vuol dire che a quel punto è perfetto per essere steso. Quindi vado prima con la semola rimacinata e poi sul bancone con la tecnica dello schiaffo. Adesso pronto per farcire, vado con il San Marzano, quindi 3 cucchiaiate di San Marzano. A me piace quando la pizza è bella piena, del fior di latte sulla pizza e un filo d'olio extravergine d'oliva. Iniziamo con una bella margherita, prendo la pala, ovviamente con la mia Super GoPro che non mi abbandona mai. Questa cosa dovrò brevettarla, con la GoPro sulla pala, che al momento ho visto fare solo da me. È un po' rischioso perché certe volte la GoPro fa dei balletti, però secondo me il risultato è davvero spettacolare, specialmente durante l'infornata. Quindi vado ad infornare, giro la pizza 2-3 volte sempre con la pala con cui inforno, perché non ho un palino adeguato. Quello sarà un acquisto che magari farò prossimamente. Cottura nel forno Onicoda 16 a massima temperatura, quindi da 380 fino ai 400 gradi di temperatura. Dopo averla girata con la pala 2-3 volte e aver ottenuto una cottura omogenea, vado a sfornare e ad impiattare. Metto sul piatto la pizza, termino con delle bellissime foglie di basilico fresco e un ultimo giro di olio extravergine d'oliva. La pizza si presenta in questo modo, cornicione bello gonfio, dimensione giusta, e poi guardate l'alveolatura e la struttura che ha formato questa biga. Una cosa impressionante se consideriamo che questa biga è stata realizzata a mano con il minimo sforzo. In pratica un impasto semplicissimo, sotto la pizza è ben cotta e vi posso assicurare che era buonissima.
Andiamo con la seconda pizza. La seconda pizza è una pizza marinara che ho voluto fare, quindi una marinara con olive, in cui ho utilizzato appunto le olive del gruppo Caro e l'origano del gruppo Caro. Un po' di basilico e vado direttamente di nuovo in forno. L'impasto risulta bello elastico, bello estensibile, scusate, non elastico, ed è un piacere lavorarlo e infornarlo e ovviamente alla fine mangiarlo. Quindi davvero un risultato spettacolare anche su questa seconda pizza, che a breve andrò a sfornare. Come vedete, vado sempre a girare la pizza per farla cuocere in modo uniforme, con un palino magari la cottura verrebbe anche più omogenea, però dobbiamo accontentarci con quello che abbiamo, e questo è il risultato della nostra bellissima marinara con olive, della nocellara del Belice e cultivar Gioconda. Questa invece è stata la terza pizza che ho realizzato, una semplicissima margherita, perché appunto avevo tre panetti. Struttura di nuovo spettacolare, presente, decisa, su tutto il cornicione, addirittura anche sulla parte centrale dove ci va la farcia. La cottura sotto si presenta molto buona e questa era la terza pizza realizzata con l'impasto 100% biga fatto da me. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino a questo punto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like che non vi costa niente, iscrivetevi che è gratis e sarete sempre aggiornati su nuovi video che pubblicherò, e noi ci vediamo con una prossima ricetta in un prossimo video. Ciao a tutti!